Bentrovati a Valtimirina 7, questa sera parliamo di camminata lenta e non a Sansepolcro, ma direi in Alto Tevere, in Valtimirina ci sono tanti appuntamenti organizzati dalla Valtimirina Walking Tour e noi questa sera ne parliamo con Letizia Scanzi e Paolo Zanchi. Ben trovati. Grazie. Buonasera. Questo giallo canarino... Vidona. Vidona. Come va Scanzi? Bene. Sei stata ipervirale quando ci siamo visti, cioè eri dappertutto, su tutti. Ad un certo punto ho detto, ma guarda te... Poveri noi. Perché a microfoni spenti mi disse, io non me la sento. Poi non voleva fermarsi più, caro Zacchi. Troppe cose da dire. È finita. Allora, siamo qua per parlare di quella che è poi la stagione, no? 24, sì. Che inizia a breve. Già iniziato. Ho visto l'hashtag. Bravo. Non vengo. Perfetto. Ma dai, noi continuiamo. Scanzi, spiegaci. Ad aspettarti. Allora, noi siamo qua oggi come Valtimirina, ma come Eco Corsa. E vi invitiamo tutti al nostro appuntamento per il 21 di aprile presso Gragnano per un evento che quest'anno ci auguriamo essere a 360 gradi, perché abbiamo corsa, bambini e adulti, trail e camminata. E Paolo Zanchi. Eh? E Paolo Zanchi. Sì. Che ricordiamo tutti noi ormai in là con gli anni essere stato molto tanto tempo fa anche un podista, caro Zanchi, anche un podista. Ora cammini. Sì, ora mi è stato dato, chiaramente, in base all'età uno si adegua, capito? Allora, non fermarsi. Mi ricordo la Eco Corsa pre-Covid, no? Fu un evento importante per il nostro territorio, anche a livello di turismo sportivo. Bravo. Siete ripartiti, piano piano... Siete tornati ad oliare il motore, sì. E ora è tornata la Eco Corsa. Esatto. Spieghiamo questa fatica che fate con questo caldo, che io considero, tra l'altro, non lo dico, però spiegaci, perché la Eco Corsa è qualcosa di meraviglioso, perché si cammina e si corre. Sì. Tra le bellezze della nostra Valtimirina. La differenza dalla maggior parte delle gare podistiche che ci sono sia in Valtimirina che in provincia d'Arezzo che anche in Perugia è che c'è questa particolarità che abbiamo questo invaso che è il lago di Montedoglio, che effettivamente ognuno, chiunque venga o a passeggiare per l'eco passeggiato o per la gara podistica rimane entusiasta dall'ambiente, dalla natura, dall'habitat che va a trovare, è una cosa, e poi vicinissima al paese di Sansepolcro, perché ricordiamo che è un evento del comune di Sansepolcro questo, cioè benché siamo un po' decentrati chiaramente, però è un allora, posto bellissimo. Intanto ricordiamo che Gragnano è una frazione di Sansepolcro, credo. Esatto. Che la logistica sia lì allo stadio di Gragnano, no? Lì. C'è il top per la logistica, perché ora c'è stato un piccolo inghippo in questi ultimi giorni per il discorso della cucina, diciamo. Però lì c'è tutto, abbiamo il campo sportivo dove corrono tutti i bambini, e le varie distanze in base all'età fanno più giri del campo. Quindi massima sicurezza, poi c'è per chi vuole la doccia, spogliatoi, insomma, quindi poi c'è il punto panoramico che domina la Valtimirina, perché è pochissimo rialzato ma si vede fino a Città di Castello quando le giornate sono limpide. Quindi poi abbiamo la cucina, insomma, per chi vuole rimanere poi a mangiare lì con noi, e il posto per correre, chiaramente, che è uno spettacolo. Ma dico solo, chi non c'è mai stato venga solo per vedere che posto che abbiamo. Quanti siete, Letizia, iscritti alla Valtimirina Walking Tour? Allora, di sostenitori siamo circa 80-100 persone. Poi ovviamente di media abbiamo fatto camminate da 40, 50, ti aspettiamo, continuiamo, Michele. No, ma io verrò. Intanto sono migliorato, riesco ad arrivare fino
Allora, da Viale Osimo riesco ad arrivare fino al cimitero di Gragnano, cioè non è poco, ecco. Va bene. Cioè, saranno un chilometro e mezzo andate, un chilometro e mezzo. No, sono più. E poi comunque si va per gradi, eh? Si va per tre gradi. Chilometri li faccio una volta ogni tanto. No, non si inizia maratoneti, non si nasce maratoneti, ci si diventa, dico io. Sì, per quindi da qui a basta mi, mi do un obiettivo, da qui a 15 anni arriverò fino al campino di Gragnano. Tra l'altro il campino di Gragnano mi ricorda l'ultimo gol che feci da calciatore, non chiaramente più oramai, ma feci un bellissimo gol, mi ricordo anche, Boca Gragnano, no, Banco Latino, perdonatemi, Gragnano, e lì diedi l'addio al calcio giocato, il Baltiverina 10, anni 97-90. Me lo ricordo. Senti Letizia, allora, quanto è impegnativo riorganizzare a questo livello la EcoCorsa? Molto, a livello logistico, a livello burocratico, a livello di costi, però siamo pochi, però ci si impegna tantissimo. Allora, dicevamo, gara divisa per categorie, esatto. I bambini corrono lì nel campetto, no? Quindi sì. Che cosa faranno sti ragazzi? Non chiamiamoli bambini perché si arrabbiano. Faranno giri di campo? Sì, fanno giri di campo, si parte dalle categorie dei bambini più piccoli, che sono quelli appena nati, appena che riescono a camminare, possono partecipare, hanno le sue distanze adeguate che partono dai, dai 100 metri, che non magari... puoi mettere gli occhiali, li posso mettere, no, no. Non è, cioè, dopo perdo la mia giovinezza. No, cioè, con... io se non li metto, Carlo Zanchi, quando, quando faccio il giro per il corso e non ho gli occhiali, la gente mi manda il messaggio: sei un gran maleducato. Che non saluti. No, io non è che non saluto, cioè, no, non vedo, quindi fallo, dai. No, io 2.5? 2, ancora... Allora, partiamo dai bimbi. Allora, i bambini... Non in carrozzina, le mamme. I primi passi sono chiamati, la prima categoria. 3 anni. Sì, sono dal 2019 seguenti, 21, 22, 23, 24, insomma 24 l'anno, se ce la fanno a correre. Però ci sono stati anche bambini con i babbi dietro, Sì, che li sorreggevano. Sarebbe bene che i babbi facessero i babbi, non gli allenatori, insomma, no? E quindi? E si parte da loro? Da loro, i primi passi 100 metri, poi si arriva fino a varie categorie, fino ai cadetti che fanno 1000 metri e faranno, mi pare, 3 giri del campo. Poi c'è l'ultima categoria giovanile, sono gli allievi e allieve, e loro li facciamo correre su strada, che praticamente è l'anello iniziale della gara podistica, parte insieme alla gara ecocorsa, non l'ecotrail, perché quest'anno c'è l'ecotrail anche, fanno l'anello di 2,5 km e loro si fermano, rientrano dentro al campo sportivo, la categoria allievi. Gli altri bambini comunque tutti dentro al campo sportivo, quindi chi vuole ammirarli, chi, i genitori che vogliono venire a vederli, nonni, si possono mettere nella tribunetta o addirittura entrare dentro al campo sportivo e sostenerli proprio da vicino, non magari correndogli allora, invece, accanto. E questo per quanto riguarda, no? Chiamiamole le categorie under, quindi fino agli under 14. Poi invece c'è la ecocorsa vera e propria, esatto. Che parte da Gragnano, arriva a Gragnano e fa il giro della diga, no? Sì, diciamo, prima fanno questo anello iniziale che si scende da, dalla vecchia scuola di Gragnano, dal campo sportivo di Gragnano, per capirci, si va verso il Tevere, facciamo un anello lungo Tevere e facciamo un passaggio da Gragnano di 2,5 km. Ripassando da, da dove poi sarà l'arrivo praticamente, e poi saliamo invece per zona San Pietro e da lì prendiamo l'anello che costeggia la, la, l'invaso di Monte d'Oglio, con la Monte d'Oglio il lago sulla destra ci rimane e lo, lo giriamo tutto fino a che non arriviamo a Calcinaia sul lago, il passo di Monte d'Oglio, lì lasciamo il lago e rientriamo sulla campagna, scendiamo per 3 km verso, su strada asfaltata verso la l'arrivo verso Gragnano. Per un totale non, di fino a Baldignano non ci arrivate. No, 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 rimane tutto nel comune di San Sepolcro. Tutta nel comune di San Sepolcro, capito, sì. E sono 11,6 km circa. Quanti iscritti? Ma allo stato attuale di ieri eravamo 150 e qualcosa nella ecocorsa e 55-56 nell'ecotrail, che è la prima edizione che facciamo. Un tentativo, praticamente ci caviamo i corridori dall'ecocorsa, ce la caviamo per l'ecotrail, però dato che per vedere se è accettato o meno, l'anno zero abbiamo fatto tutto nella stessa giornata per motivi organizzativi. Senti, perché... Scanti, ma che differenza c'è tra ecocorsa e ecotrail? Cioè, fammi...
Io non farei, io a me guardare, io nessuno dei due li farei. No, però che differenza c'è, dico? Pensa a livello anche di chilometri. Ma che c'è, l'ecotrail, sei anche costretto a... a far montagna. Hanno determinato equipaggiamento. Ah, posso leggere? Sì, c'è i sentieri molto scoscesi, che sono veramente delle sassaie, che preferiscono proprio quelle, perché parecchie la fanno un po' di corsa e un po' di passo. Per questo preferiscono fare 17 chilometri, che parecchi sono da fare a passo. Scusa se ti passo il tecnico. E quindi parecchi la fanno per questo, infatti non è che la fanno in tempi record, perché molta è camminata questa. Indovina corretta. Qual è la cosa che mi interessa di più, Scanzi? Il pranzo. Il ristoro. E il prosciutto. Ah, il prosciutto. Ecco. Allora, vedo che chiaramente c'è anche la foto con il mitico Andrea Farinelli e la Debora Giovannini. Corrono sempre loro? La Chiara Giovannini. Adesso lui per motivi di lavoro, lei per motivi di lavoro e studio hanno smesso entrambi, ah. Però fanno parte dell'organizzazione insieme a Luigi Carletti, Filippo che è il presidente, Filippo Ballocchi. Scanzi, te che fai, cucini? Assolutamente no. te sei la badante dei cani? No, dei figlioli, dello Zanchi. Ah, quindi te praticamente hai la, come si chiama, la Narsor. La esatto. Narsor. Sì. Te li controlli, non che non facciano casino. Non facciano, esatto. Perché saranno tanti bambini poi alla fine. Ce la vedi a fare queste cose lei? Non lo so, me la devi, cioè, come, sì, che dire, ce non cucini vediamo. Davvero? No. Chi cucina? Chi è che l'ha detto ai fuochi? In questo caso la Proloco di Gragnano. Ah, vedi? Sì, no. Ognuno fa le sue. Come dice Marcello Polverini, loro sono il top della ciccia. Quindi pranzo preparato dalla Proloco di Gragnano, sì, con la Scanzi che farà la Supervisors. Assolutamente. Sei lì che controlli, no? E assaggia. Con il contacalorie. E assaggia, sì. Stiamo parlando di atleti. Scanzi. Esatto. E no, intanto grazie alla Proloco di Gragnano, perché sì, sinceramente poi alla fine sono queste le persone che servono. Quanto è che preparate sta ecocorsa? Di anno in anno. Quindi finisce e si riprogetta quella successiva. Eh? E come la incastrate insieme alla marea di eventi settimanali che fate? Cioè, fatemi capire. Per passione. E basta. E un po' ci si butta a volte. E speriamo che questo venga ripagato. Apprezzato, ripagato. Perché comunque... Guarda, se apprezzato te lo posso dire, perché anche nel mio paesello d'origine, che è Silci, ci sono dei componenti di questa associazione che non lesinano battute nei miei confronti, cioè addirittura tramite messaggi WhatsApp, no? Perché non vieni, guarda, anche alla tua età puoi, cioè, no? E tanto è lì. Certo. Però ti dico, da piccola realtà del borgo è diventata una realtà importante dell'intera Val Tiberina. Sì. Mi dicevi volta scorsa che nel tour di questo anno ci sono anche trasferte in Umbria. Sì. E quindi, cioè, diventa anche un modo di unire Val Tiberina e Alto Tevere, perché poi alla fine non credo che ci siano c'è qualche muro? No. E sono stati buttati giù qualche anno fa. Qualche anno fa, e noi speriamo non ritornino. Quindi è anche un modo di unire, no? E poi a me è piaciuta la volta scorsa quando sei venuta, perché mi parlavi di questo binomio, camminare e cultura, cultura e ricorrenze. Mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto quel passaggio quando camminando siete arrivati fino al parco di Rinicci. Sì. Oppure quando magari camminate fate vedere le bellezze del territorio, cioè, quindi uno si distrae da questa fatica immane. E mi dicevi anche, correggimi se sbaglio, che piano piano anche oltre San Giustino vi state espandendo anche verso Città di Castello. Queste sono le cose. Parliamo. La cosa che noi cerchiamo sempre di sottolineare, Michele, è che noi non lo facciamo come primo lavoro,
cioè noi è gratis. Non è un nel lavoro, senso, non è un no, lavoro, è un hobby. È uno sport. È un hobby che ci porta via tanto, tanto tempo. Quanti quindi, siete in società ad organizzare? Non è, è un gruppo, siamo in realtà a Walt Tiberina siamo in quattro, tra cui Valerio Giunti e Gianni Giavelli, delle Cocorsa siamo sei o sette, e ovviamente chi con la famiglia, chi con gli impegni, quindi anche progettare una cosa grossa come questa, poi lo sai, insomma, a livello burocratico, a livello di fogli, a livello di sponsor, anzi ringraziamo tutti gli sponsor perché sono veramente fondamentali per queste cose grandi, per insomma la gente è anche contenta, diciamolo, perché quando vieni, no? Quando sì, prendi sì, un bel pacco gara come quello che stiamo preparando, mettendo sotto, la gente è contenta. Questo pacco gara in che questo consiglio? Ti potrebbe interessare. Mi interessa. Potrebbe allettare, sarebbe lì per farti partire. Senti, Franchi, guarda, io potrei venire in caso, no, lo sai perché non posso, credo, quando Erico... Domenica 21 aprile. Sono con mio figlio ad una gara di basket, non so dove. Peccato. Sei quasi giustificato. Perché lui gioca a basket con i Dukes. E dicevo, no, dimmi di sto pacco gara, perché mi potrebbe interessare? Allora, c'è dalla pasta, ai sottoli, l'acqua, prodotti per la cura del corpo. Per i competitivi ci sarà anche altre cose, insomma. Beh, però un bel pacco gara, no? Assolutamente. Un gran valore. Perché poi, correggetemi se sbaglio, il pacco gara invita a partecipare, diciamola così, perché per poi alla fine è il pacco gara che fa la differenza. Conta, no? conta. E se si riesce a fare un pacco gara di qualità... Di regola già siamo a metà dell'opera, poi è chiaro che l'ecocorsa la fai perché è... perché ti piace. Beh, considera che nella quota di iscrizione, che comunque a cui ecco le persone a cui noi regaliamo il pacco gara, in questa quota c'è anche compresa una donazione che noi faremo all'associazione Il Cuore Si Scioglie. Quindi noi cerchiamo sempre, come ti dicevo l'altra volta, cioè di unire natura, sport, solidarietà. Faremo anche un altro evento in collaborazione con i Cavalieri del Trebbio per un'associazione che è nata a Sansepolcro a gennaio, che si chiama La Fenice APS, e è un evento a cui vi invitiamo perché la raccolta fondi, insomma, che faremo in cambio di una abbondante merenda verrà dato appunto a questa associazione per Marco Pancrazzi, che è un ragazzo di Sansepolcro che ha avuto un brutto incidente. E quindi ecco, saranno donati a lui. Senti Paolo, allora te sei stato un podista per tanti anni, sì. Poi non so, un giorno tu mi hai detto le caviglie non sì, andavano più. Ho iniziato con un problema, una caviglia. E mi hai detto, poi ad un certo punto, andare. Però camminare mi ha comunque dato, no? No, veramente. Perché te sei stato un podista di livello poi. Io mi allenavo di quelli che erano un po' fissati, diciamo, no? E anche se l'avevo preso come lavoro, ma in realtà lavoravo 8 ore in fabbrica e poi me ne andavo a allenare, come fanno tanti amatori qui della nostra zona e in tutta Italia del resto. E facevo i chilometri, non c'erano le calzature che ci sono adesso, le scarpe protettive, performanti, insomma, però... E io facevo dai 90 ai 100 km alla settimana, con un riposo mensile forse, un giorno di riposo praticamente, sono tutti i giorni allenamento. È perché quando entri nell'ottica dell'agonismo, poi se ti prende, ti deve prendere, e diventi garoso, tra virgolette, fammi passare a termine. C'è stato un periodo in cui il podismo, l'etizia, era diventato lo sport più seguito di questo territorio. Ora chiaramente, come sempre succede, c'è un picco e poi c'è una discesa. Anche quelli che erano gli eventi di altissimo livello del nostro territorio piano piano si stanno riprendendo, ma sono entrati un po' in difficoltà. C'è da fare una considerazione su questo. È davvero difficile organizzare un evento così. Alla fine ti dici, sì, ma ho anche una vita privata, una vita normale, no? Sbaglio. Perché sì. Io la notturna di Sansepolcro comunque ancora è un evento. Assolutamente. La maratonina alla Marina ancora è un evento. La gara di Trestina, la mezza maratona di Trestina, credo ancora ci sia.
ma potevamo contare pre-Covid almeno una gara alla settimana. Questo sinceramente la stessa Stracastello, per dire, è un evento di massa, cioè di nostra cittadina, diciamo, non è proprio altamente competitiva, però è sparita anche la Stracastello. Sembra che la stiano provando a riorganizzare quest'anno. Luca Martinelli. E la difficoltà, Letizia, comunque, che c'è dietro l'organizzazione, sì, di un... Beh, è più, penso, una cosa burocratica. Infatti ringraziamo tantissimo il Comune di Sansepolcro, perché ci ha dato il patrocinio, sostegno sotto tutti i punti di vista. Perché purtroppo le regole sono cambiate per tutti, non è solo il Covid, quindi... Allora, mi togliete una curiosità, perché è anche un discorso che faccio. Come riuscite ad incastrare gare così importanti con i tanti eventi che ci sono in giro? Perché poi alla fine una gara così ti porta più o meno un 250-300 persone di indotto, no? Però ci sono, soprattutto in questo periodo, oramai siamo in primavera inoltrata, tanti eventi nel corso del weekend, e anche se non dalle nostre parti, tanti eventi anche di questo genere. Mi sembra di aver capito che tanta gente anche da fuori. Assolutamente, sì. Quindi come riuscite però a contattare? Molti social, ma anche molto passaparola. È come in tutti i posti, cioè tu puoi avere il ristorante migliore del mondo, tu sui social sei bravissimo, ma se io ne parlo male tu non ci vai, perché te conosci me. Quindi di solito le persone che sono venute alle nostre camminate, all'ecocorsa, ritornano, perché si sono trovati bene, ne parlano con l'amico, e questo è, insomma. Senti Zanchi, c'è anche un po' di tutti quelli che sono stati i tuoi contatti da podista, no? Sì, ma diciamo innanzitutto che parte da un calendario che viene inserita da qualche mese prima, questa è l'ecocorsa, parlo competitiva, l'abbiamo calendarizzata cercando di evitare, in Umbria purtroppo c'è sempre una gara che è in concomitanza con noi, quindi, però ecco, in Umbria c'è la Deruta e c'è la nostra nel giro di parecchi chilometri, insomma, quindi cerchiamo di trovare ognuno il suo spazio nelle varie manifestazioni, proprio perché, per non darci noia, diciamo, insomma. E niente, poi come ha detto la Letizia, conta parecchio anche quello che hai seminato nel passato, insomma, le conoscenze che hai avuto, i rapporti che hai avuto umani, interpersonali, con le persone, con le società. Io ho iniziato a correre nel 79, nel 1979, a dire anche il secolo. E quindi ho tantissimi amici, chiaramente ho anche qualche persona che magari non gli so simpatico, ma tra tanti. Tu hai corso nel 1979 con quale società? Il CRAL? No, ho iniziato con la polisportiva comunale di Sansepolcro. La prima gara che sono andato a fare con il professor Luigi Guerrini, era che era il mio allenatore, che mi ha preparato anche per le maratone, le mezze maratone che ho fatto. Grande uomo di sport. Grande uomo di sport, tra l'altro la moglie viene a camminare, è una grande camminatrice, lui invece fa come te, da ristorante parecchio, è diventato... Il vecchio calore si chiamavano come il professore. Come si dice, ogni stagione, caro Zanchi, ha il suo frutto. Sì. No, ma però bisogna... Noi stiamo invecchiando serenamente. Ne hanno ripristinata una di panchine a Porta Fiorentina, perché prima ce n'erano quattro, ora ci sono in Viale Diaz e ce n'è una sola lì a Porta Fiorentina, no? Lato chiaramente Viale Diaz. Viale Parcheggio. Sì, via. E lì quella è la panchina Carrascanti, super affollata, cioè non trovi posto. Io lo dico sempre agli avventori, ma cioè, siete sempre voi qua, se te ci fai caso, ci passano sempre loro. Ci faccio caso. O tu passa, ci sono sempre loro. Vai. Da una vita sono sempre loro. Quella è la panchina di chi ha già dato, no? Ma si può dare fino all'ultimo, io dico sempre che non è mai tardi. Lasciaci a noi l'onore delle armi. La Scanzi presto farà quella fine, però sicuramente. Te Scanzi che fai, corri? No, Michele, ora. Questa è la barzelletta, dai. Però guarda che nella vita mai dire mai, Te cammini?
con la macchina. Sì, io faccio compagnia, parlo, sto in fondo, faccio finta di fare le foto, tengo il gruppo, faccio animazione. Lei viene da me e mi dice, vieni a camminare. No, però cammina. Che praticamente non dà il buon esempio. Certo. Mentre invece vedo una carissima amica che è la Valeria Nocchi, che si arrampica dappertutto e io gli dico sempre, Vale, non fa per me. Cioè lei va davvero da... Sì. Cioè te sei quella che praticamente... La classica public relation. Esatto, sì. Qualcuno lo deve pur fare. Sì, infatti, come si dice, noi quando negli anni 80-90 lavoravamo allo Scorpione, noi facevamo le public relations. E serviva, Serve. E quindi serve. Ti fai quello, fai il personaggio importante. Io sono quella che manda i messaggi vocali intimidatori. Se non vieni, ti muro la porta. Esatto. Come un po' succede alla scampanata di Anghiari. Bravissimo. C'è sempre la scampanata di Anghiari. Sì. La fanno ciclicamente, mi pare. Sì, una volta ogni 4 anni. Mi pare, sì, ora io purtroppo. Ho perso un po' il. Anghiari sono dei geni. Mi hanno raccontato addirittura. Porte murate, gente che si è rotta la gamba per saltare ad essere presente. Senti, no, davvero, e quindi te sei quella che organizza i gruppi, te la mandi i messaggi, guarda che è un lavoro importante. E a volte sì. Inizio a perdere colpi in queste settimane anch'io, che mi scordo che devo portare, però dai. Guarda. C'è un bellissimo film, non ricordo come si chiama, con Susan Sarandon, che tra l'altro ha vinto anche l'Oscar. Ad un certo punto lei inizia ad accorgersi che magari non si ricorda, no? E quindi prende e inizia ad attaccare i post-it sul frigo. Serve, scanzi. Ti giuro, serve. Sì, sì. Che devi vedere il frigo di casa, Cristina ha tappezzato il frigo. E io non, cioè, praticamente devo capire perché c'è, ad un certo punto ti confondi, sì, no? Sì. Fortuna, WhatsApp, alert, sì, mi mandi il messaggio, Tommy esce, vai a prenderla a scuola, cioè, capisci? Utilizzo. E che no, perché è arrivata una certa età, succede. Ma io mi auguro ancora, ecco, senza nulla togliere. Però dai, datti un obiettivo, Scanzi, su, fai un fioretto, corri per... C'è una 5 chilometri. Potrebbe fare la eco passeggiata da 2,5 km di corsa. Sì, ma lì cammini però. Sì, no, volendo fare a passo libero, quindi potrebbe fare quello. Allora, facciamo così, allora, da qui all'anno prossimo, e se tu vieni all'eco corsa, vengo come io giornalista. Mi faccio allenare da vengo Paolo Zanchi per la corsa. Cioè, facciamo stacco, io vengo come giornalista, però io non posso correre, per raggiunti i limiti tu di età. Tu vieni come giornalista e io mi faccio allenare. E lì sarà praticamente mio onore intervistare la Scanzi quando finisce all'arrivo. All'arrivo. Sì. Non tutta con i capelli fatti, ma con i capelli un po'. Senti, ma c'è un atleta di punta di questa società? Ma noi la SD Eco Team dici che organizza, sì. Diciamo noi abbiamo un tesserato che corre, quindi abbiamo solamente una classe dirigente in pratica. E stiamo provando però veramente a tesserare qualche persona, ragazzi, perché lo sport dell'atletica è faticoso e per fortuna in Italia adesso c'è atleti di alto livello perché portano medaglie, però molti sono atleti di colore perché fisicamente non si può competere, insomma, con... Guarda, adesso i sport che vanno per la mangio, per assurdo, io ho combattuto con mia moglie perché io da ex giocatore di calcio Tommy lo volevo vedere nel San Sepolcro, no? E lei ha sempre detto deciderà lui, e lui ha scelto di fare basket. E tanti ragazzi in questo momento, e qui vi do ragione, vanno dietro al campione del momento, e mi diceva un carissimo collega di Perugia, appassionato di tennis, fatto. Le società di tennis sono piene perché c'è Yannick Sinner. Come le scuole di sci negli anni 80 erano piene perché c'era Alberto Tomba. E mi diceva sto collega che anche tutte le ex società collegate all'Università degli Studi di Perugia che avevano praticamente la scuola di formazione dell'atletica leggera sono tornate ad essere piene perché i nostri atleti vincono.
E quindi serve quello probabilmente. Sì, poi servono un po' di vincitori. Sì, serve un po'. È una tendenza, sì, fa. È un po' la moda del momento, certo. È una parola brutta da dire, ma perché poi una società come la VOZ sta comunque anche probabilmente tra gli obiettivi quello di formare qualche piccolo giovane che si, no? Sì, si stiamo strutturando perché, come dicevi prima, il Covid ci ha tagliato le gambe, sia per l'organizzazione delle concorsa in generale, ma avevamo anche altri obiettivi, noi nell'organizzare almeno altre due manifestazioni e una anche ciclistica. Io ho sempre avuto l'idea di fare un weekend, invece che un eco day, un eco weekend, insomma, perché c'è la possibilità di poter metterci anche la mountain bike, che è molto richiesta. Però insomma c'è stato questo Covid che praticamente a noi ci ha azzerato anche come gruppo. E ci siamo riformati, sono entrati la Letizia Scanzi, è entrato Gianni Giavelli, è entrato Valerio Giunti, e insomma gente che nello sport ci ha navigato, o perlomeno lei viene dal mondo degli scout, però che fa aggregazione, insomma, che serve molto. Fai parte del gruppo scout di San Sepolcro? No, ho fatto per una vita ad Arezzo. Ad Arezzo? Mm. Ah, cioè te siete di Arezzo? Sì. Per quella è parente del collega. Hai capito? Sì. Cugina? Mio babbo. Cugino di? Cugino. E quindi poi dopo sei venuta qua per motivi personali. Esatto, sì. Ti trovi bene però, San Secondo? Sì, ormai. Quanti anni? Sono 12 anni, 10 anni. Sono 35 anni io. E ancora non riesco ad aprire le vocali, pensate. Ti abita San Sepolcro? Mi divido ancora. Io sono cittadino della Val Tiberina. Bravo. Un po' di qua, un po' di là, poi sì, deciderò sì. Alla fine. Bravo. Dove vivere, perché poi, come dicono i miei, deciditi. Allora, se da fare una considerazione, perché ti ho fatto questa domanda? Perché è fondamentale, credo, perché una società cresca, che abbia un settore giovanile. Io lo vedo con i Dukes. I Dukes crescono perché i bimbi vanno a basket, i genitori chiaramente li devono seguire, li portano, il genitore ha l'amico che non per forza va a scuola come Tommy alle maestre pie, ma magari va a scuola da un'altra parte, però il babbo ti fa la domanda, sì ma tuo figlio gli piace il calcio perché gli vorrei far fare altro, capisci? Poi il babbo parla con l'altro babbo, porta il figlio a fare una prova, certo. E piano piano il movimento cresce. Secondo me il salto di qualità lo farete lì. Guarda, noi rispetto all'anno scorso, anche a livello di camminatori, la media era più alta. Quest'anno abbiamo anche tanti più giovani, bambini ancora no, però magari ogni tanto vengono, quindi la media comunque si abbassa. Certo è che più uno ci si butta, meglio è. Poi lo sport comunque fa bene a 360 gradi. Va bene allo spirito e al fisico. Bravo. Va bene il calcio, va bene la pallavolo, il tennis, le bocce, qualsiasi cosa. Potrei giocare a bocce. Potresti giocare a bocce. Dice che è faticoso. No. Dice. Anche le dice. Bocce, sì, mentalmente. Forse la pesca al lago ti andrebbe bene. Ti butti là la canna. Basta sia. Comunque. Guarda, io ho un altro sport che amo perché lo pratica mio figlio, è la barca a vela. Quando noi andiamo, quello davvero mi piace, no, intendi, quello davvero mi piace, non perché non c'è sforzo fisico, perché c'è sforzo fisico in tutti gli sport, ma lì riesco comunque a mentalmente a isolarmi. Dover pensare di faticare per fare sport mi mette pensiero, no, son sincero, guarda, io lo dico con il cuore in mano, però chiaramente è una cosa che prima o poi dovrò tornare a fare, no? Ci sono tanti. Non è mai troppo tardi, ma... però secondo me ogni giorno è un giorno perso. A me c'è uno sport che piace. Magnale. Dico qual è. No. Anche. Tavolo, divano, tavolo. Però comunque c'è sempre alla la stessa malattia dall'altra volta. Letizia, guarda che è fatica. Non sei guarito ancora. Ma è fatica. Tu sei lì a mangiare, ti rilassi. Te pensa alla fatica mentale che devi affrontare nel doverti alzare da tavola e metterti nel divano. Poi ti metti nel divano. E il telecomando. Cioè la fatica che fai ad alzarti dal divano e ad andare a dormire. Sudata proprio. Cioè, e poi fai oissa. Chiamiamola pigrizia. Io per me diventa...
Dai, non dite che non è vero, cioè, una pigrizia nel divano, no? Che praticamente è la tua comfort zone. Io sfido chiunque, anche chi ci guarda, a dire che non si fa uno sforzo immane ad alzarsi. Che le pigrizia, diciamo, dai, noi infatti... Ah, non è sport? No, no. Noi invitiamo infatti per questo all'ecopasseggiata, perché si parte con le belle passeggiate in gruppo, e non abbiamo un settore giovanile, ma abbiamo un settore di gente matura e di anche terza età, che però sono, viaggiano come schegge da provare nel gruppo. E secondo me è un settore che va curato come va curato il settore giovanile, perché la vita si è allungata. Lo sport, soprattutto in terza età, sta diventando qualcosa di importante, esatto. Anche per le amministrazioni locali ci puntano tantissimo, sì, lì hai ragione. E noi abbiamo detto, Letizia l'ha detto, abbiamo 100 tesserati, tutti gente matura, ma perché vengono? Vengono perché se fanno 10 km di camminata, più o meno dura, noi gli diamo dei colori, però si divagano, chiacchierano, trovano un'amicizia e tornano, e da 10 siamo passati a 15. Io in settimana, ora adesso questo mese abbiamo avuto problemi con l'organizzazione, però 30 persone, 32 persone. Allora, i ragazzi che lavorano qua mi hanno regalato dei bastoncini. Mi hanno detto per il Nordic Walking. Che vedo che sta diventando anche quello uno sport, esatto. Li vedo sì. Tanti con questi bastoncini. Alcuni non è proprio Nordic Walking, è praticamente camminato con i bastoncini, che dicono sia veramente importante, dicono, perché io li uso quando posso, per la postura e per l'appoggio, se vai su dei sentieri sconnessi, se sei in un appoggio, ne so, che a sinistra c'hai un po' la pendenza, ti appoggi col bastoncino, basta poco perché ti rimette un pochino... Quell'appoggino ti rimette in linea, insomma, di camminata. E il bastoncino è fondamentale. Io non sono esperto, è un anno e mezzo che faccio questa attività, però è importante. Bastoncino, non finto, bastoncino. Allora, siamo vicini alla conclusione. Però io prima... Allora, ricordiamo intanto l'ecocorsa. Sì. 21 aprile, vi aspettiamo a Gragnano. Con partenza del trail 9:15 dei bambini. Alle 9 i bambini. Inizieranno nel campo sportivo. Nel campo sportivo di Gragnano. La ecopasseggiata con partenza alle 9:30 e invece la gara podistica dell'ecocorsa alle 10. Bene. E invece i prossimi appuntamenti post ecocorsa, Zanchi. Perché c'è un futuro anche dopo l'ecocorsa. Allora, noi a livello... purtroppo siamo una società che è incentrata su questo evento, diciamo. E ne abbiamo parlato di fare almeno un altro evento podistico, agonistico, però abbiamo eventi importanti nelle camminate. Abbiamo il nostro tour a tappe che dura fino a dicembre, abbiamo il 28 aprile al Trebbio di San Sepolcro questa camminata che accennava Letizia per l'amico Marco Pancrassi, per me è stato un amico, ha avuto questo problema, questa caduta, e gli serviranno questi fondi, una goccia però, per pagarsi le cure, per riabilitativo, per riuscire a abbandonare queste sedie, perché noi che possiamo abbandonarle, abbandoniamole, andiamo in campagna, abbiamo delle colline, delle campagne bellissime. Lo deve far per forza. E ci deve stare per forza, vorrebbe invece potersi alzare. Quindi il 28 intanto vi invitiamo tutti al Trebbio, con il gruppo Cavalieri del Trebbio. Sì, e con l'Alto Tevere Bike, perché noi faremo la camminata e i ragazzi invece dell'Alto Tevere Bike faranno una... Che hanno sede a? Come? Che hanno a Selci, l'Alto Tevere Bike. Pensa sì. E faranno... Sono ragazzi a cui ho promesso un'intervista bellissima, tra l'altro il circuito che hanno fatto vicino molto allo stadio per i bambini. Roberto Nocchi, questo per farvi capire la sinergia, no? Che c'è fra di voi e le altre. No, noi cerchiamo società. Sempre, come ti dicevo l'altra volta, collaborazione, noi non ci si guadagna, quindi se è una collaborazione che porta, ecco, a un evento come quello che faremo il 28, quindi camminata e biciclette, quindi invece che c'è 50 persone 100, ma vanno in beneficenza, ben venga, aperti a tutti. Benissimo, insomma. Allora io vi prometto, quando è che invece c'è un momento in cui vi fermate? Mai. Il 28, no, il quando 28 vi fermate, ce la c'è merenda. Un momento, una settimana che staccate? Sì. No, tutti i giorni, io vado tutti i giorni perlomeno, perché... Sì,
in 365 giorni ci sarà una settimana o un weekend in cui non fate nulla? Ma si cerca di rimanere attivi. Guarda, io ho difficoltà a dirti perché stavo guardando la mia agenda che se mi libero potrei liberarmi. Ma tu dicelo, noi si fa la camminata, no, Michele, no, Tanzi. No, no, deve essere no, perché dopo diventa una... No, perché dopo ci sono... No. Tutto selci a No, non è una maniera più assoluta. Se vengo, vengo così. Mi vedete... Noi ti aspettiamo. Vengo. Ci farebbe piacere. Ci farebbe piacere anche perché... Allora io vi faccio tanti complimenti. Grazie. Perché non è semplice. Grazie. Soprattutto in questo periodo non è semplice per nulla. Posso solo dire in bocca al lupo, posso solo dire che magari mi auguro che queste trasmissioni servano a veicolare... Io faccio le battute, ragazzi, ma sono stato uomo di sport, anche io, non guardate ora. No, vi faccio tanti complimenti perché so che dietro a un evento così importante che raccoglie tante persone... ci sono investimenti importanti anche da parte di aziende che vedo sono aziende importanti. Io vorrei che oggi poi alla fine le ricordiate. Io le posso dire a me un paio non io? Non di dire, mi saranno allora, mica 360.000. No. Sono tanti. No, i partner allora, economici i main sponsor, diciamo io parto dalla Fondazione Progetto Valtiberina, da cui noi partiamo, il primo obiettivo è quello, andando a parlare con l'architetto David Gori, che ci intercede con Aboca, Massimo Mercati, che ci permette di avere un pacco gara che solo noi ci abbiamo, un premio di partecipazione per chi si iscrive, chi vuole pagare la quota di iscrizione, che poi una parte, come si diceva, andrà in beneficenza. Quindi io, per prima cosa, la Fondazione Progetto Valtiberina per me è fondamentale, hanno una struttura importante e ci aiutano tanto anche nella ricerca di partner proprio a livello economico, insomma. Poi dopo c'è il gruppo dei Citi del Fare, che è un gruppo di giovani in Sansepolcro che ci hanno espletato diverse pratiche burocratiche, quelle dove non può arrivare la Letizia, perché anche lei veramente, non so, io gli dico, se te ne vai te, si chiude, veramente, io dico, è vero Letizia? È vero, glielo dico sempre, perché dice. Senza di lei sarebbe... Poi abbiamo i donatori di sangue Avis, che è quella presidente Silvia Nofri, lei ha sempre creduto in noi dal primo giorno, lei c'ha anche la maglietta sotto, che ci abbiamo fatto le magliette, abbiamo fatto esci da una mano, viene quel gazebo gonfiabile, anche se non ci sarà lei, il 21, per reclutare nuovi donatori, perché anche lì si parla di solidarietà e quando si parla di solidarietà è una parola secondo me importantissima da sottolineare. E quindi grazie anche ai donatori di sangue Avis che credono nel nostro progetto, sia del podismo che delle camminate. E poi la Proloco di Gragnano, come ha detto la Letizia, insomma. La Volley Revolution. Di Valerio Giunti. Che è il nostro presidente dei camminatori. Perché... Però lui non cammina. No, ogni tanto. Tante, Valerio. Più di te. Più di te, però, è vero. Più di te. Ma vorrei fare un confronto all'americana con i Giunti per vedere se cammina davvero. Poi la Fondazione Cuore si scioglie di Firenze, che ci dà un contributo che noi poi gli rivoltiamo riceviamo, esatto, e gli ridiamo, perché ci danno dei prodotti loro del loro settore, insomma, che ci servono. Poi c'è il Centro Sportivo Italiano, che è il nostro ente di promozione sportiva a cui siamo affiliati, che è riconosciuto dal CONI. E poi... Senti Scanzi, chiudo, ma cioè, tu ogni tanto torni a casa, sì? No. Raramente, ogni tanto cioè, mi te cercano. Te quando arrivi, cioè, ti riconoscono, sì? Più o meno, il cane. Perché il cane è fedele. Il cane sì. Perché il cane riconosce sempre, a prescindere. Veramente. Allora, grazie, abbiamo detto tutto? Sì, grazie sponsor, si è detto, perché senza di loro un evento del genere non si potrebbe fare. Assolutamente, allora, c'è un costo esagerato. Te non eri mica uno di quelli che alle 6 la mattina, quando io dal borgo andavo a lavorare, era lì al parco? Ogni tanto ci andavo, perché io lavoravo, entravo la mattina presto, quando facevo il turno pomeriggio ogni tanto ci andavo. C'era un gruppo di persone alle 6 di mattina... Esatto. Che andava a correre con un freddo glaciale d'inverno e te eri fra quelli? E ogni tanto ci andavo, veramente era da matti. Ti hanno lasciato ad un certo punto? Sì, no, io ho lasciato perché dopo si è sciolto anche quel gruppo. Altra diciamo. Fatica immane, e qui chiudo: te esci, te sei in casa, c'hai in media 22 gradi e sei a letto, e fuori freddo. Mamma mia.
che fatica è. Cioè, terribile. Io le faccio queste cose, ragazzi, le faccio tutte le mattine. Bene, di nuovo grazie a Letizia Scanzi, di nuovo grazie a Paolo Tozanchi, grazie a tutti voi. Breve pausa con la pubblicità e poi ci vediamo con l'azienda in primo piano.